horror più horror degli horror. L'horror, bravo. L'horror con la L maiuscola. E vai, vale, tanto penso che siamo tutti e tre d'accordo con il numero uno. Il nostro mitico. Si scrive Esorcista. Wow. William Friedkin ha fatto un lavoro straordinario. Ci ha fatto cagare sotto. Ancora oggi il film più spaventoso da fare al cinema, perché più degli altri che abbiamo nominato c'è un cinema horror pre-esorcista e dopo esorcista, mm-hmm. Perché dopo l'esorcista i film horror non saranno più gli stessi, perché tutti vorranno fare film con possessioni, quindi esatto. Sono tutte male copie. Aggiungerei di... sì, male, bravo, male. No, ma poi allora io non ricordavo, poi quando ho fatto il video l'altro giorno, cioè del 73, capito come? Cioè stavamo a parlare ancora prima dei film di cui parlavamo poco fa, cioè che solo per quello folle. Sì, pensarci oggi è folle. È folle, cioè, quindi significa che è stato girato almeno nel 72 o 71, e quindi stringa la mano, tanto di cappello. Negli anni 70, esatto. Mamma. Calcolando che molti effetti, anzi tutti gli effetti che vediamo sono pratici, con trucco, macchine particolari, macchinari particolari, e stratagemmi registici che hanno permesso di creare quella magia che conosciamo come l'esorcista. Però c'è probabilmente un'immagine che ci ricorda il film, che è, se non sbaglio, il padre... il prete sotto Merrin. Sotto il lampione, sì, sì, diciamo l'iconico Merrin. Poster, no, sì. L'iconico poster è quello, no? Prima di tutti la parte demoniaca della possessione del film, quindi insomma c'è un lavorone dietro. Vai quando l'avete visto la prima volta, perché io l'ho raccontato e insomma questa cosa fa ridere, però voi quando l'avete visto la prima volta? Io l'ho visto forse avevo 15 anni, tanto tempo dopo, io 15 anni l'ho visto più o meno. No, io ero un po' più piccola, ero proprio piccola. Mm. Cioè, vai, guardo horror da quando veramente, troppo da pure quando sono nata, che me li facevano vedere, quindi una certa mi sono abituata. Benvenuta nel club. Sì. Cioè, hai capito? Nonostante i traumi, io vi dico solo che una volta sono finita a pronto soccorso. E adesso non riesco a ricordare se era per Chucky la bambola assassina o se era per l'alba dei morti viventi. Ora non ricordo quale dei due, ma sono finita con l'attacco di panico al pronto soccorso, cioè, per dirvi. Madonna. Con l'esorcista no, sì. Però mi è successo anche questo. Ah, ed era proprio piccola. Madonna. Quindi... no, assurdo.